Ciao a tutti, il mio video di oggi si aggiunge a una serie di video che si trovano su YouTube che parlano di questo, di quello che viene definito the talk of the town, cioè la cosa di cui si sta parlando, che è il nuovo Rhodes, Rhodes Mark 8. Io ovviamente non ho il Rhodes Mark 8 che insomma è un attimino anche di prezzo proibitivo perché si parte dagli 8.000 euro giù di lì, quindi insomma diciamo un po' come dire una roba per chi se lo può permettere, uno, e poi ovviamente mi viene anche da dire, ecco, o un lusso perché appunto si può permettere i soldi, oppure perché comunque sei in una situazione in cui ha senso avere una Ferrari, ecco, cioè se prendi una Ferrari secondo me la devi usare per andare, non per andare a fare la spesa, che per carità farai il figo, quindi tradotto in termini pratici, o sei il tastierista di Jamiroquai o dei Level 42 o buon'anima di Cicoria, se no forse non è detto che ci serva poi così tanto. Comunque questo, mia piccola parentesi, ma oggi parliamo invece della versione plugin che è uscita di questo bellissimo strumento, molto interessante, soprattutto per il fatto che ce la possiamo avere in prova per 45 giorni, e questa cosa qua è molto interessante, quindi andiamo su rhodes.com e scarichiamo, sono circa 13 giga da scaricare e devo dire che è molto interessante, intanto vale sicuramente il tempo che ci perdete, tra l'altro è fatto molto bene, nel senso che se per dire se avete una connessione un po' campagnola tipo la mia potete comunque scaricarlo in tempi diversi, vedrete che poi quando tornate a quando riaprite il suo downloader vedrete che prima inizierà a riconoscere dei pacchetti di campione, perché vedete 512 mega, non vi spaventate, poi inizierete a vedere un giga eccetera eccetera, mano a mano lui recupererà i file e li riconoscerà i file già scaricati. Oggi appunto voglio parlarne un momentino, ma prima ovviamente di parlarne e soprattutto di farvi ascoltare qualcosa, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, mettere un mi piace alla fine del video, e vi ricordo il mio canale Patreon, dove potete prima di tutto sostenere il mio lavoro, che è una cosa che ovviamente è utile, io sono un musicista, quindi comunque tutto quello che fate per sostenere ovviamente mi permette di dedicare del tempo, il tempo è ovviamente come sappiamo è anche denaro, e soprattutto anche di motivarmi, ma io ovviamente in cambio chi mi sostiene su Patreon innanzitutto avete tutti i miei video in anteprima, ci sono dei video in più, dei video su richiesta, e per il livello pro ci sono anche delle lezioni online, proprio questo venerdì ne faremo una, qui si parla di tante cose, si sta creando una bellissima comunità, quindi andate quantomeno a farvi un giro. Detto questo, allora, esistono due versioni di questo plugin, la versione appunto V8, la versione V8 Pro. Parlando di soldi, parliamo di circa un 170 euro per la versione V8 e quasi 300 per la versione Pro. Non è pochissimo, ma vediamo un attimino se ne vale la pena. Tutto quello che sentirete innanzitutto non viene dalla Modi X, sono plugin e basta. Vi voglio far sentire quelli che fino ad oggi sono i miei tre plugin di riferimento quando si parla di Rhodes. Il primissimo è il, a volte anche un po' bistrattato, il Vintage Electric Piano di Logic Mainstage, che chiaramente ha tutta una serie di limiti, però suona bene ed è appunto basato su modelli fisici. Che secondo me è molto carino. Un altro che utilizzo moltissimo è Keyscape. Keyscape che è secondo me forse quello più bello. Molto bello secondo me, molto molto ben suonante. Un altro che mi piace molto è invece Scarby, che bello anche lui, ma andiamo appunto a sentire un attimino un preset proprio di questo, diciamo la prima cosa che ci appare, che è questa qua. Thank you.
Allora, devo dire che l'impressione è molto buona. Allora, una cosa importantissima, qualcuno arriverà a dirmi: ah, però io ho un Rhodes degli anni 70 e non ce n'è per nessuno. È vero, quando parliamo di una replica, comunque, in ogni caso, siamo in una situazione comunque dove una copia sarà sempre peggio dell'originale, quindi questo facciamoci pace. Arriverà un altro a dire: no, ma io quella tastiera che ho da 20 anni non ce n'è per nessuno. Se ti trovi bene, va benissimo, ma che stiamo parlando di un plugin ed è un altro discorso. Allora, cosa importantissima da fare: verificate la curva di dinamica, perché per esempio io qui normalmente utilizzo la curva wide della Mode X e non mi ci trovavo bene, l'ho ripassata su normal. Vi voglio far sentire anche qua, per esempio su questo, sulla Complete Control S61, tra l'altro vi metto anche il link alla mia recensione, dove sentiamo che forse si sentono tanto le dinamiche alte, che sono un po' bruttarelle in questo caso qua. Anche qua ci sono una serie di settaggi che si possono fare sul plugin, però insomma la mia percezione è di una risposta dinamica molto superiore rispetto agli altri plugin. Veramente considerate che ci ho messo solo un riverbero. Ecco, volevo parlarvi un attimino delle due versioni. La versione vuoto praticamente non ha effetti se non il preamplificatore, che però è molto importante. La versione Pro invece ha una serie di effetti molto belli e poi la possibilità di intervenire veramente a livello capillare sui suoni, proprio sui profili, perché qui si parla anche di profili, quindi un concetto che va un attimino oltre rispetto al campionamento standard. Voglio fare anche una scorsa tra i preset. Sì, che carina questa distorsione. Abbiamo effetti anche particolari. Thank you.
Questo caso qua colpirà l'espressione. Insomma, suona. Questo non si può dire nulla. Tiriamo un attimino due conclusioni veloci. Vale la spesa? Allora, prima di tutto vale la pena assolutamente scaricarcelo e provarcelo e capire se funziona nei nostri contesti. La mia percezione è che possa anche funzionare molto bene live. Sicuramente c'è una bella botta, c'è una bella risposta dinamica. Onestamente, 180 euro quello che è, secondo me, sono un prezzo giusto per un plugin comunque di livello come questo. Ci sono altre alternative, alcune sono quelle che vi ho nominato prima, ce ne sono altre, insomma, anzi magari se volete segnare anche quelle che secondo voi sono le migliori, ben venga. La versione Pro dipende, allora sul discorso effetti, secondo me gli effetti li troviamo anche in altro modo, quindi non sono una cosa così fondamentale. Certo che il discorso di poter intervenire proprio sui dettagli, sui profili, eccetera, eccetera, fa una differenza. Dobbiamo capire però se poi la andiamo a fare sta cosa. Faccio un esempio, un paragone su un plugin che io amo particolarmente, che è Pianotech. Pianotech, io utilizzo la versione Pianotech standard, che è quella di mezzo, se non sbaglio, cioè la versione stage e la versione pro. Onestamente, con quella versione di mezzo, su cui si può intervenire, ma non in maniera capillare, io mi ci trovo benissimo. Questo però è un discorso che dipende da noi, ecco. Però sicuramente la prova la merita tutta e secondo me è un plugin che ha senso avere nel momento stesso in cui lo usiamo un pochino massicciamente al Rhodes, quindi appunto in contesti in cui sia bello in faccia, perché se è uno dei tanti plugin forse ci sono anche altre soluzioni, però sicuramente il consiglio di farci una provetta c'è assolutamente. Grazie per l'attenzione, a presto, ciao!